dei nostri candidati. Sono orgogliosissimo e ringrazio del lavoro che Massimo e i nostri dirigenti comaschi hanno fatto per mettere insieme una rosa di nomi che non è una rosa di nomi messa insieme a caso, ma è una rosa di nomi piena di competenze, piena di grandi caratteristiche positive che sono certo a Como servono e faranno senz'altro bene. Io vi voglio raccontare un pochino che cosa farà nelle prossime settimane Fratelli d'Italia, perché come abbiamo già annunciato nelle precedenti conferenze stampa, noi abbiamo deciso, in accordo anche con tutti gli alleati di centrodestra, di fare una campagna elettorale un pochino particolare. Come abbiamo detto, crediamo che il momento storico di oggi ci imponga una campagna elettorale il più sobrio possibile dal punto di vista della mediaticità e delle spese che devono essere devolute e inserite nella campagna elettorale, però questo non toglie il fatto che si debbano fare degli eventi e degli appuntamenti estremamente qualitativi. Noi stiamo andando avanti con una campagna elettorale pancia a terra, porta a porta, una campagna elettorale che è già stata protagonista di una serie di eventi che avete tutti assistito, di grande qualità, che hanno detto la loro su quello che può essere il futuro di Como. Il prossimo, inizio a elencarvi i prossimi tre eventi che Fratelli d'Italia, nella quale Fratelli d'Italia sarà protagonista. L'11 maggio, quindi domani sera, noi parleremo alle 21 in biblioteca di Como, città dello sport. Noi crediamo che Como debba ritornare come città d'eccellenza, protagonista anche dal punto di vista sportivo. Sabato 13 maggio invece, alla sera alle 18, ricordo che prima alle 16 in biblioteca ci sarà la presentazione di coalizione delle liste che sosterranno il candidato sindaco a centrodestra Mario Landrescina, alle 18 Fratelli d'Italia sarà allo Yacht Club di Como per un dibattito molto importante al quale noi crediamo molto, sulla cultura comasca. Il dibattito avrà il titolo Un rinascimento per Como e ci saranno relatori illustri quali, cito Attilio Terragni, che tutti conoscete, nostro candidato architetto e docente universitario, ci sarà l'amico Sergio Gaddi, grande consulente di progetti culturali che hanno fatto anche grande la Como della cultura della Giunta Bruni, ci sarà Roberta Liezzi, ci sarà l'onorevole Carlo Fidanza e modererà l'evento il direttore Giovanni Sallusti.